Bella lì, fratellini, benvenuti in questo primissimo video del 2024. Cavolo, era tantissimo che volevo farlo. E perché non iniziare a farlo con Spy per Family Operation Diary? Che ovviamente il gioco è in giapponese al momento, però voglio provarlo. Sapete che mi cimento in queste storie qua un po' strane in giapponese di cui non si capisce una fava, e infatti ci armeremo di traduttore. Ma prima di iniziare, ragazzi, lasciate like ovviamente come sempre, scrivetemi nei commenti se conoscete Spy x Family, se siete fan di questa opera, di questo anime, di questo manga, dipende da quello che fate. E vi ricordo che purtroppo ci saranno dei problemi, ma spero di no. Però, come già vedete sullo sfondo, Anya che balla, balla un po' così perché ho dovuto moddare la Switch perché la scheda d'acquisizione è andata. E quindi lo streaming è fatto tramite wifi. Però vabbè, io direi che prima di iniziare dobbiamo già tradurre il menu perché non si capisce veramente niente. Allora, posso provare a immaginarlo, ma fotocamera, andiamo un po'. Io uso il mio telefono. Allora, inizio, continua, minigioco, opzione. Ok. Allora, andiamo a vedere sulle opzioni se c'è qualcosa di interessante. Magari ci fa cambiare velocità di test, notifica. Ok, no, niente. Assolutamente niente. E io direi che. Ah, però aspetta. Andiamo al menu di qua. Posizione di tua telecamera, suono, politica sulla riservatezza. Niente, raga. E dobbiamo iniziare subito così. Boh. Probabilmente ci banneranno il video per i copyright, le cose dell'audio soprattutto, immagino. Non so neanche se bisogna fare qualcosa in questo gioco, però immagino di sì. Oh, allora c'è Anya in prima fila. Anya Forger. Ok, ci dobbiamo già muovere. Immagino che questo sia un tutorial di movimento. Ok. Ah, ci fa fare il tutorial, molto bene. Con la R dovremmo muovere la telecamera. Ok, già mi piace, già è interessante la situazione. Se schiacciamo la R, immagino che la telecamera torna da dietro di lei. Perfetto. Con la B, scopriamo che cosa si fa con la B. Con la B andiamo a parlare? Ah no, non lo so, non lo so. Con la A, non lo so, raga, cosa succede. Non è successo niente. Genki, Genki, credo tipo come stai. Va bene, una roba del genere. Non lo so, raga, non so cosa sta dicendo. Però parla, è interessante come cosa. No, no, no. Genki the Sky, come stai? Ne sono certo. Genki, tipo, quando rispondi dici bene, una roba del genere. Va bene, andiamo avanti. Continua a parlare. Ah, no, ok, non dovevo parlarci di più. Allora, parliamo con lei, che è la nostra compagna di banco, che è innamorata di nostro padre. Ui. Mamma mia, magnifica. Magnifica Ania. Magnifica Ania. Andiamo a parlare con tutti. Andiamo a parlare con tutti quanti. Ah, dobbiamo provare. Ehi, subito parliamo con lui. Quindi siamo già avanti con la storia. Mamma mia, stupenda, raga. È stupenda Ania ed è per questo che muoverò la mia webcam, la sposterò qua sopra perché così potete ammirarla in tutto il suo splendore. Tanto non ce ne frega niente di quello che ci scrive sotto perché non capiamo. Informazione, incredibile. Incredibilmente. Dobbiamo fare qualcosa. Usciamo. Siccome dobbiamo uscire. Ok. Non ho capito perché mi ha fatto usare la B prima. Vabbè, tutto molto interessante. Dobbiamo andare di là. Cosa facciamo con la B? Scanniamo? No, cosa facciamo? L'uscita è da entrambe le parti, mi sa. Raga, è stupenda, Ania, è stupenda.
usciamo dalla zona. Vuoi uscire? Sì, no, sì. Stiamo tornando a casa? Ma vai, se c'è Yordo fuori di matto. Do fuori di matto se c'è Yor. È tornato a casa. È tornato a casa, c'è Yor. Sì. Di cosa stiamo parlando? Dov'è Yor? Informazioni, devi stare tutto il tempo con Yor. Devi stare qua a guardare Yor. Parliamo con la mamma. Non abbiamo idea di quello che si stanno dicendo. Ma un giorno uscirà anche in italiano. Ah, aspetta, c'è il cartone che ci piace. C'è Bond. Parliamo col papà. Operation Strix. Oh, attenzione. Un video che ci bloccherà il video. Strano. È tardi. Penso che andrò a lavorare. No, non ho idea. Sto inventando, raga. È comunque stupendo. È comunque stupendo. Se mi piace, mi devo organizzare come ho fatto con Yokai Watch con le traduzioni instant. Con Yokai Watch 4. Mamma mia, che numeri ci eravamo fatti lì. Che bello è Bond. Bondo-san. Probabilmente gli ha detto che gli faceva da mangiare. Generalmente funziona così. Povero Bond. Bondo. Ma mi sa che parlano e basta. Ho messo giù il pad e inizia. Si inizia a giocare. Ma va bene. Ah no, 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 altro video. Siamo tornati a scuola. Cosa fa il prof? Anya-chan. Non ci sto capendo niente, raga. Niente, zero proprio. Anche perché loro sono già amici, si stanno parlando, quindi avanti. Non so dove si inserisce nella storia questo gioco. Forse impari col manga? O poco prima? O a caso? Dopo la seconda season dell'anime? Se non ho finito ancora. Stupendo. È stupendo, raga. È stupendo. Non credo che giocheremo. Credo che guarderemo solo il filmato. E probabilmente il video non esisterà neanche. Quindi voglio una traduzione. Lei legge nel pensiero del suo padre e va in sbatto. Somo. Ricordatevi, raga, che se volete comprare questo gioco in Giappone o comunque nello store giapponese, avevo fatto un video che spiegava come si fa, eh. Ricordatevelo. O aspettate. Cos'è? A marzo mi sa che esce in inglese. O magari me lo sto solo sognando. Cosa vi state dicendo? Cosa vi state dicendo? In tutti questi anni, raga, di canale non ho imparato una parola di giapponese. In realtà qualche parola sì,
Ma a leggere no. Non mi sono impegnato. In realtà non ci ho neanche quasi mai provato. Bella questa immagine qua. Che, quindi? Niente. Un altro video. Strano. Però qua dobbiamo schiacciare la A per andare avanti. Oh. Allora, stiamo sbloccando le zone, immagino. Ok. Ok, andiamo al parco. Stiamo leggendo nel pensiero adesso. Oh, dobbiamo tradurre perché c'è una scelta da fare. Allora, facciamo così. Qui dice, prossima uscita sarà Fountain Square. Non penso che ci di cui preoccuparsi, ma nel caso ci fosse un attacco terroristico, non è divertente uscire, piazza... boh, facciamo la prima, non si capisce niente. Abbiamo detto Cici è tipo papà. Non è divertente uscire? Questo non ce lo traduce. Non lo scopriremo mai cosa c'è scritto. Probabilmente sì. Non lo traduce. Ma è giovane. Non vedo l'ora che arrivi alla piazza della Fontana. Papà, è serio? Cosa ci sta facendo vedere qua? Allora, uscita al negozio, puoi controllare gli articoli nelle tue uscite. Articoli per uscire. Ok. C'è uno shop. Ah, infatti, c'è scritto shop. Premi il pulsante, vedi, acquistare i tuoi articoli per la gita. Ok. Mamma mia, che casino, raga. Non mi ricordavo quanto fosse complicato giocare ai giochi in Giappo. Vabbè, comunque ci sono costumi e accessori che possiamo comprare. E ci fai vedere anche... Noi abbiamo 100 yen, quindi probabilmente possiamo prendere solo il primo. Va bene. Che cos'è? Ah, questo è per fare le bolle, le arachidi che ci piacciono tanto, e il nostro fumetto preferito. Ok, abbiamo preso. Ah, potevo prendere i costumi? Abbiamo già sbloccato robe. Aspetta. Aspetta, raga. Magnifica. Stupenda. È stupenda. Però con i capelli così la preferisco. Ore. Ore a sistemare Yor. Ok. Ok. Trovato il mio gioco. Ho trovato il mio gioco. Va bene, va bene. Va bene così. Non ci sono vestiti, non c'è niente. Andiamo avanti. Ok, ci siamo comprati il nostro fumetto. Allora. C'è Yor. C'è Yor. Che so, quando vai a dormire, vai, immagino che ci sia scritto vai nella tua camera a dormire, Ania. Ok, andiamo a dormire. Ci fa entrare anche in camera sua oppure no? Siamo ancora nel tutorial. Giorno 0. Probabilmente è arrivato il giorno per uscire. Ciao. Ah, ma lei rimane sempre così vestita. Sto Mario. Sto Mario. Sto Mario.
Buongiorno, Ayo gozaimasu e Sì. buongiorno. Wuff, anche wuff e buongiorno. Buongiorno a te, Ayo-san, Genki desu. Ovviamente gli ha chiesto com'è andata la notte. Tanto non sappiamo cosa stanno dicendo, ci interessa? Secondo me non ci interessa, siamo presi da lei, da Yor. Stiamo guardando solo Yor. Allora, questo qua è un salvataggio, immagino. Vuoi salvare o vuoi andare avanti? Vediamo un po' cosa ci dice. Gogle. Scegli un outfit da indossare quando esci, puoi cambiare il tuo costume nella schermata nei costumi. Va bene, ma ce l'hai fatto vedere prima, giovane fuori classe. Ok, e voglio uscire così. Fammi vedere che vestiti abbiamo di Ania. No, la preferivo come era prima. Ok, usciamo così. Puoi fare le cose nel menu. Puoi aprire il menu, costumi, opzioni, eccetera. Ok. Controllare l'immagine fissa degli eventi. Ok. Nascosto è possibile salvare, caricare e confermare il contenuto del tutorial. Ok. Va bene, queste sono le opzioni. Ok, io direi che è arrivato il momento di salvare. Cosa mi stai dicendo? Voglio salvare. Eccolo qua. Qual è il salvataggio? Raga, è un disastro, eh? Salva il premio. Ok. Salviamo. Ok, io direi che per questo primo video va bene, ho già visto che potrebbe molto piacermi questo gioco, potrei anche finirlo. Il problema è, come sempre, quello che c'è da fare. Se non c'è un momento in cui ci blocchiamo, come era successo con Yokai Watch 4 e Gakuen, che abbiamo dovuto studiare frasi in giapponese per niente. Oh, raga, mi raccomando, eh. Ci vediamo alla prossima. Bella lì.